Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. Il salice piangente. Un tempo, nel regno dei salici piangenti, viveva una bella e dolce principessina di nome Matilde. Ogni giorno Matilde andava sotto al suo salice preferito. Era il salice più grande del regno, proprio vicino a un bellissimo laghetto pieno di cigni bianchi e di profumate ninfee. E lì, sotto i lunghi rami di quell'albero, Matilde iniziava a pensare. La principessina pensava sempre al suo innamorato, un bel principino che abitava in un regno lontano, tanto lontano, quasi dall'altra parte della terra. Al principino Matilde dedicava i più bei pensieri d'amore, tutte le storie che lei stessa amava inventare e tanti sogni romantici. La principessina sapeva che il suo salice non era come tutti gli altri nel regno. Gliel'aveva detto proprio lui, un giorno in cui l'aveva vista triste. Matilde pensava che il suo principino non avesse mai potuto ascoltare le sue storie e che non avrebbe mai conosciuto i suoi pensieri. Questo la faceva soffrire e si mise a piangere. «Non essere triste», le disse il salice che si era accorto delle sue lacrime. «Ti aiuterò io. Io posso ascoltare i tuoi pensieri. E grazie ai miei lunghi rami e all'aiuto del mio amico Vento, anche il tuo principino li ascolterà ogni volta che vorrai». Matilde non poteva credere a quelle parole. Non aveva mai sentito dire che i salici piangenti potessero parlare, tantomeno che potessero ascoltare i pensieri e farli addirittura viaggiare. Ma un giorno il salice le portò i pensieri del suo bel principe. Allora Matilde capì che il salice era sincero e fu la principessa più felice di tutta la terra. Così ogni giorno Matilde si sedeva sotto il suo salice magico sulle rive del laghetto e iniziava a pensare. Il salice prendeva tutti i pensieri di Matilde, li faceva salire sui suoi rami e diceva al vento di soffiare forte. I rami iniziavano a dondolare. Dondolavano e dondolavano fino a quando, opla, i pensieri di Matilde prendevano il volo e si mettevano in viaggio per raggiungere il principino lontano, lontano. Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.